Ciao a tutti ragazze e ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi non mi vedete per la vostra gioia, perché voglio mostrarvi una cosa. Siamo sempre in compagnia della mia cucciolina. Praticamente voglio mostrarvi il mio quaderno delle liste. Allora, per questa idea, diciamo, mi sono un po' orientata verso i video che fa una ragazza che conosco, che seguo da poco. Insomma, si chiama Anita Checcacci e si fa chiamare appunto sul suo nel suo canale A.C. E appunto ha fatto questo quaderno delle liste spiegando come fosse importante, comunque tramite un libro che ha letto, tenere la lista per ogni cosa, dalla più banale magari alla più concreta o comunque più realistica, insomma. Ecco, e quindi ho pensato anche io comunque di farlo, e devo dire che per il momento mi piace comunque l'idea. L'ho iniziato da poco, e quindi non stupitevi, beh, qua c'è un foglio perché ho coperto una pagina. Allora, io utilizzo questo, c'è il quaderno apposta per. E appunto ho preso anch'io comunque l'idea di questa metodologia, insomma. Allora, ho preso un quaderno qualunque, c'è, come vi dicevo, c'è il quaderno apposta delle liste, insomma, quello che lei è appunto il quaderno delle liste vero e proprio, ma praticamente è un quaderno con. Adesso vi faccio vedere se li trovo velocemente, con dei fogli praticamente tutti così. Adesso ve li faccio vedere, ecco, con dei fogli praticamente tutti così a puntini, no? Però vabbè, penso non cambi molto. Io ho preso questo, ne ho due così e ho messo qui insomma, l'etichetta, perché sotto comunque c'è il logo, insomma, di questa azienda che insomma, mi ha dato questi quadernetti. E vabbè, ok, iniziamo subito. Vi faccio vedere appunto nel concreto. Allora, aprendo, vabbè, cioè vabbè, mio nome e cognome, comunque la data che ho iniziato appunto questa comunque lista. Allora, qui c'è il titolo, la lista delle liste. Allora, se vedete il mio video e se vedete il suo video, noterete che sono un po' simili, insomma, perché alcuni accenni o alcune idee delle liste le ho praticamente riportate anch'io. Però vabbè, penso che comunque, penso che non ci sia niente di male, insomma, ecco, io ho fatto la mia lista, lei ha fatto la sua, quindi come tante altre hanno fatto tante altre liste. Ok, vabbè, praticamente le ho numerate tutte, non per importanza, ma per come mi venivano in mente. E praticamente ho, insomma, ho fatto appunto queste liste. Allora, girando la prima pagina, allora, alcune pagine sono vuote perché devo ancora un attimo pensare bene. Tante cose le ho proprio appuntate così e poi devo un attimo metterle giù meglio, insomma. Allora, la prima pagina, insomma, è posti da visitare. E ho messo questi sticker, insomma, la farfallina e appunto una torre anche qui sotto. Per appunto identificare appunto i posti, no? E per ogni pagina, per ogni lista, diciamo, ho lasciato due pagine, insomma, quattro facciate. Allora, qui abbiamo libri letti, ho messo la scritta dello stickers congratulation perché comunque avendo veramente pochissimo tempo sarà un miracolo che riuscirò a leggere un libro in poco tempo, ecco. Poi qui ho i libri da leggere, comunque ho preso alcuni titoli che mi ispiravano di più, insomma, ecco, con il gattino qui, Cicciottello, che insomma con in mano il libro. Poi ho film visti comunque da quando ho iniziato a fare appunto questa lista e ho visto solo questo film qua, gli ho dato 4 stelline perché comunque è bellissimo. Poi, vabbè, film da vedere un attimo, devo capire un attimino se introdurre magari anche le serie TV o magari solo i film che comunque escono nel momento che mi interessano, ecco. Poi, allora, i posti visitati, vabbè, ho scritto proprio tutti,
tutte le città dove sono state, che io mi ricorda, poi ovviamente ce ne saranno altre che però comunque ho visto magari da 2 o 3 anni a questa parte, ecco. Ok, poi le mie canzoni del momento, quindi magari quelle che ascolto adesso, ma tante, tante volte, della serie che ce le ho sulla chiavetta e in macchina anche le faccio ripartire praticamente su un centinaio di canzoni, ma ascolto solo questi due. Poi, vabbè, poi ci sono gli stickers, insomma, dati. Allora, cosa amo di me? Questo l'ha fatto anche lei, in modo da vedere, comunque, di capire come fare comunque l'ultima parte di questa lista che poi vi farò vedere. Ogni, appunto, ogni pagina è puntinata in modo diverso, tipo qua ho messo le note musicali, qua ancora non ho puntinato perché non ho ancora scelto insomma il tema da puntinare, ecco. Qua ho scelto la classica pallina e appunto ho attaccato gli sticker I am special, you are perfect, ecco, un attimo per vedere le mie qualità, ecco. Quindi magari non so, la sensibilità al colore degli occhi, lo sforzo nel cambiare, la voglia di inseguire i sogni, l'impegno che ci metto comunque nel fare le cose e così via. Poi farò comunque, c'è da fare un esame insomma interiore per vedere appunto cosa c'è che si ama veramente di se stesso. Cosa vorrei cambiare di me? Allora anche qui Love, Always My Smile, insomma queste sono le cose che vorrei migliorare, appunto. Poi, cosa vorrei imparare? Qua ho messo le stelline perché comunque saranno cose che onde mai dovessi imparare, comunque sarà un successo e quindi comunque appunto dovessi imparare appunto a fare, non so, magari a fare l'orto, a essere, non so, magari a vestirmi magari un po' meglio, così via. Dovessi imparare appunto, dovessi completare appunto un mio desiderio che vorrei imparare, sarà comunque un successo, quindi è stato puntinato con una stellina. Poi ho i miei sogni, sono appunto i sogni comunque che si fanno, in cui si crede, insomma, essere felice, avere una casa insomma tutta mia, studiare all'università, avere altri due bambini, sposarmi, insomma, fare una crociera nel Mar Baltico, che lo tengo come ipotetico viaggio di nozze. Vabbè, e comunque realizzarmi anche nel lavoro, insomma, farmi una bella carriera. Poi, prima di un viaggio, vabbè, qua praticamente tante cose le ho prese appunto da lei perché non ci avevo mai pensato, però comunque sono cose abbastanza importanti, insomma, ecco. Poi, ecco, qua gli essenziali nella valigia non li ho ancora fatti perché comunque devo mettermi giù e pensare comunque cercare di non dimenticare niente, soprattutto perché adesso comunque viene con noi giustamente la bambina, quindi soprattutto per lei di non dimenticare comunque niente, voglia medicinali, voglia praticamente il triplo dei nostri vestiti perché comunque si sporca nel giro di 2 ore e così via. Poi qua una wish list che praticamente sono le cose che vorrei comprare, per il momento sono queste due, ma se ne aggiungeranno presto ben altre. Poi, allora, qua vabbè, come ha fatto lei, ha diviso le faccende domestiche perché ultimamente sono un po' fissata perché comunque lei gattona, si attacca, si aggrappa, si alza e quindi praticamente toccaccia dappertutto, poi ogni cosa che trova mette in bocca, quindi sono leggermente più fissata rispetto a prima. Quindi vabbè, allora, queste qua praticamente sono quelle che fa lei, però comunque ne ho già altre insomma da aggiungere. Poi vabbè, quelle settimanali e insomma quelle mensili. Poi ho vabbè una lista della spesa che non so neanche perché l'ho messa, sinceramente, non è tra virgolette un po' inutile per il mio quaderno delle liste, però vabbè l'ho messo qua, magari se c'è qualcosa che manca durante la settimana e mi viene in mente, io magari me l'appunto e il sabato, il venerdì o il giovedì o quello che è quando andiamo a fare la spesa,
mi prendo un bigliettino dove scrivo praticamente le cose, poi magari tiro una linea, ecco. Vorrei organizzarlo un attimino così, però vediamo un attimino. Poi qua lei ha fatto anche lei, è una cosa bellissima, praticamente ha fatto le parole delle sue bimbe, le sue bimbe sono più grandi della mia, infatti anche si preoccupava che non riusciva più a risalire comunque le prime parole, così perché insomma le sue hanno 3, 6 anni, comunque sono piccole, però comunque la mia ha iniziato a 9 mesi adesso, quindi mi viene facile insomma ricordarmi appunto le belle parole che diceva. E niente, poi per ultima, amore. E poi per ultima, ma non per meno importante, questa è coperta perché è una cosa un po' più personale, ma se per caso vorrete, magari fra un pochino ve la mostro e comunque vi faccio appunto l'aggiornamento, perché comunque qua è un po' crudo comunque come quaderno delle liste, insomma, ecco, perché ne ho in mente anche tante altre di liste da metterci e poi comunque. Ecco, e appunto ho in mente altre liste, quindi qua ho preso proprio lo spunto, ecco, quindi magari vi farò un eventuale aggiornamento, ecco, chiamiamolo così, di altre liste che aggiungerò e appunto questa pagina, perché appunto niente, siccome sto facendo un percorso in cui voglio appunto migliorare l'autostima, migliorare anche comunque l'aspetto fisico piuttosto che l'aspetto interiore, diciamo, ecco, praticamente ho inserito una serie di cose comunque da comunque fare, insomma, per appunto migliorare me stessa. Ecco, l'ho coperto perché appunto è una cosa un pochino particolare, nel senso che è una cosa un po' più personale, ecco. Però comunque se siete curiosi o comunque avete piacere comunque di ascoltare un pochino, io vi faccio volentieri magari un video un pochino a parte, insomma, magari faccio l'aggiornamento delle altre liste, delle liste nuove che appunto aggiungo e eventualmente magari mi soffermerò di più su questa. Ecco, per il momento il video è finito. Fatemi sapere se insomma vi è piaciuta l'idea. E vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!